questa puntata vedremo. VPT Vienna 2012, resiste Paolo Compagno, fuori gli altri azzurri. WSOP 2012, record per il The Big One for One Drop, già 30 gli iscritti. Ai giochi del Titano, il Day 1A del The Royal Grove of Poker. Ben ritrovati anche quest'oggi in Olino Nero, lo spazio riservato alle news sul poker nazionale ed internazionale. Andiamo chiaramente subito a Vienna, dove ieri è terminato il Day 2 e l'Italia quindi si presenta al Day 3 del Main Event del World Poker Tour 2012 con soltanto Paolo Compagno ancora in corsa per il titolo e per una prima moneta da $410.000. L'italiano ha chiuso il Day 2 in 50esima posizione con 105.000 chips. Fuori da tutti i giochi purtroppo gli altri italiani, quindi Mario Adinolfi, Matteo Taddia e Vincenzo Natale. Sono in tutto 66 giocatori che passano indenni il Day 2 di questo interessante evento del Poker Live europeo che ha visto in asse di partenza ben 396 iscritti. A guidare il chip count Morten Christensen con 483.000 chips. Sono già i 30 i giocatori che hanno ufficializzato la loro presenza al torneo The Big One for One Drop, evento 55 delle WSOP 2012 di Las Vegas, che ha già stabilito un vero e proprio record per via dell'incredibile buy-in da $1.000.000. Con le ultime registrazioni arrivate in questi giorni, verrà finalmente superato il vecchio record stabilito da Jamie Gold nel main event delle WSOP di Las Vegas del 2006, quando l'americano vinse $12.000.000, battendo ogni record di vincita per un torneo di poker live. Bastano infatti 30 giocatori già iscritti a superare questa cifra, anche se gli organizzatori puntano ad almeno 40 iscritti. Al momento, con i 30 players iscritti, il montepremi ha già superato i $26.000.000, cifra davvero enorme che consegnerebbe al fortunato vincitore una prima moneta da $12.266.000, la più grande vincita mai segnata in un torneo di poker. Tutti i partecipanti hanno già versato un anticipo per garantirsi l'ingresso al The Big One for One Drop delle WSOP 2012. È partito ieri il Silver Event che inaugura il The Royal Grove of Poker ospitato dai Giochi del Titano di San Marino. Grande giocabilità con una struttura deep stack che prevede 50.000 chips iniziali e bui da 60 minuti. In programma anche il Ladies, dove l'organizzazione Orizzonti degli Eventi ha scelto di mettere in palio tre pacchetti per le WSOP di luglio. Vi proponiamo le interviste realizzate dalla nostra troupe che si trova a San Marino, a Marco Della Tommasina del Team Pro Smart Poker e a Cristian Petrullo del Team Pro Gioco Più. Marco, Deep Stack è un po' particolare come torneo perché insomma va gestito in maniera diversa, immagino. Sì, no, Deep Stack è un torneo dei miei preferiti, sicuramente molto più divertente. Quasi tutti i players amano avere tante chip. Sì, avere tante chip di partenza, molti bui ed è molto divertente, soprattutto nelle prime fasi c'è molta azione. Consiglio a chi è a casa, a chi non ha mai giocato un deep stack, la differenza essenziale tra il deep stack e un torneo diciamo così standard, qual è? Beh, il deep stack ti permette di fare un pochino più azione, avere si spinge un po' di più sicuramente perché si ha più bui, quindi anche eventuali errori, eventuali mani sbagliate ti consentono il tempo di recuperare. Sì, sicuramente. Come il tavolo innanzitutto? No, il tavolo è un tavolo, un buon tavolo, giocano, conoscono bene il gioco, c'è molta azione, è gradevole. Sto divertendo. Sì. Siamo ai primi livelli, non ti dico nulla, noi seguiremo il tuo torneo, ovviamente, insomma, speriamo di vederci più avanti, dai. Sbrighiamoci con l'intervista perché Cristian deve fare ladies, sì, adesso mi imparrucco tutto. Perché c'è Las Vegas in palio, per cui ne vale la pena. Cavolo, vabbè. Veramente? È un ladies tostissimo sto giro. Andrei quasi quasi. Ma tu ladies non lo puoi fare, ahimè ti fai questo deep stack, primissimi livelli, raccontami il tavolo innanzitutto, com'è? Ma il tavolo è semplice, ho alcuni amici al tavolo,
chi fa sempre bene. Sì, sì, però non fa sempre bene, perché poi magari tendi sempre a risparmiare. No, fammi capire, tu sei uno di quelli, simpatico il tavolo così non mi chiamano, o antipatico così tiltano? Ma dipende dalle volte, a volte sono dei giorni che sono antipatico, dei giorni in cui invece sono simpatico per lasciarli stare. Ma è proprio nella vita così? Cioè, sì. No, sono sempre solare nella vita, okay. Quello è sicuro. Sul tavolo invece, insomma, sul strategia... Mi adatto, diciamo, mi adatto, certo. Deep Stack, dicevamo prima anche con Marco della Tomasina, che insomma è un altro di quelli che preferisce e predilige questo tipo di torneo, è un torneo che va giocato in un altro modo. Sì, diciamo che un torneo va giocato nelle fasi iniziali molto in pot control, perché comunque avendo 50.000 di stack a bui 50 si parte ultra deep e non si può andare, tra virgolette nel gergo poteristico, rotti su tutti le top pair o comunque doppie, perché o rischi di trovarti in una situazione poi complicata, come è successo a me in questa giornata, sì. Dove ho top settato, il mio oppo ha bottom settato e ha fatto in 50.000 sperando che non avessi 9, però invece avevo 9-9. E anche per questa edizione del venerdì, All In On Air termina qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana.